Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi porto appunto un videoblog molto improvvisato perché ho deciso di registrarlo così all'ultimo. Mi stavo cambiando appunto per andare in maneggio, tra l'altro vi faccio vedere come sono vestita e ho messo anche le calze. Niente, ho deciso di registrare un vlog, non so bene come sarà anche perché è domenica e non vi farò un weekly vlog, ma vi faccio un vlog appunto di un giorno. Adesso sono quasi le 3:30, alle 5 ho lezione e tra poco partiamo di casa. Prima però devo andare giù in cantina perché devo prendere un sottosella per Sunday, dato che ne ho solo uno in maneggio di pulito e devo prendere anche la cuffietta se la trovo. Quindi tra poco appunto partiamo e quindi direi che ci vediamo direttamente in maneggio. Tra l'altro oggi dovrei saltare, dato che ho saltato solo mercoledì, mi pare. E ho fatto letteralmente, cioè, due verticali nulla di che, quindi mi sa che oggi facciamo esercizi un po' più seri. E niente, quindi appunto vi porterò come al solito in maneggio con me. Allora, da casa prendo appunto questi qua che sono i biscotti che avevo preso un po' di tempo fa da Tosoni, dato che quelli che ho in maneggio stanno quasi per finire. E questa cuffietta blu abbinata al sottosella, appunto. Blu della Winner che devo andare a prendere giù in cantina sperando sia pulito. Allora, amici, sto scendendo appunto in garage in cantina a prendere sottosella e basta, dato che comunque me lo chiedete tutti praticamente spessissimo ogni volta che faccio uscire un video, come sta Sunday? Sunday sta bene, devo dire che è abbastanza in forma ultimamente, soprattutto nel mese di agosto è stata top. Ok, missione compiuta, ho preso appunto il sottosella blu che è pulito ragazzi perché l'ho mandato in lavanderia, ma purtroppo ha lasciato queste macchie di ruggine, si vede che tenendolo in segneria con l'umidità e tutto ha lasciato appunto la ruggine, mi dispiace un sacco perché è comunque, anche se è appunto della Winner, devo dire che la sua qualità è molto buona, ce l'ho da 4 anni e si è conservato abbastanza bene, comunque a parte la ruggine, ma che non è neanche dovuta tanto al materiale per il fatto dell'umidità. E niente, da qui sembra viola, ma è tipo blu elettrico. Vabbè, penso che lo conosciate perché l'ho messo praticamente sempre quest'anno. E basta. Se no, qua ci sono gli altri sottosella puliti e poi gli altri li ho dati in lavanderia e dovrebbero tipo arrivare tra poco in maneggio. Però sono tipo 5 sottosella e una coperta, quindi siamo a posto. Sunday Lotta! Amici, sono arrivata dalla Sunday, cioè in paddock. T'ho già salutata prima, Timmy. Adesso la prendo e la porto sotto il portico che inizio a pulirla, perché alle 5 abbiamo la lezione. Scema. Allora, io e la nana siamo pronte per fare lezione. Non riesco a tenere il telefono in mano perché c'è tutta la frusta. Comunque li ho messi sulla cuffietta blu, lunga, strabella. E niente, siamo belle pronte. Vero, sono dei latta. Bellissima! Stupenda! E niente, speriamo che qualcuno mi faccia video anche se dubito di questa cosa. Allora, sono salita appunto su Sunday, adesso facciamo due passi, poi appunto entriamo in campo e basta, poi iniziamo la lezione. Allora amici, abbiamo finito la lezione, poi vi racconto a casa com'è andata, comunque sì, tutto a posto. Niente, adesso vi faccio fare un po' qualche giro nel maneggio, così si defatica un po' i muscoli e tutto. E basta, poi gli faccio la doccia e la metto via.
Allora, ho finito di docciare la Sandy, l'ho docciata solo un po' sulle gambe e dovevo passare sotto pancia perché era un po' sudata, anche perché adesso non è che faccia caldissimissimo, e adesso la porto un po' a mangiare. Ok amici, allora l'ho pulita un po' perché era ancora un po' sporca, e gli ho fatto anche il musino, e adesso gli do la pappa perché sono già quasi le 7. Ragazzi, allora sono qui per farvi l'outro di questo piccolo vlog, diciamo, e oggi è lunedì, quindi è passato letteralmente un giorno. Comunque ieri sera sono tornata per le 8:30 a casa, quindi tempo di mangiare, di fare la doccia e tutto. Sono andata a dormire presto perché ero davvero stanca. E comunque niente, la lezione di ieri è andata abbastanza bene, non ho nessuna clip perché non c'era nessuno che poteva filmarmi, ma anche perché non è che abbiamo fatto chissà quanto, nel senso abbiamo fatto un piccolo percorso con lo scopo di riuscire ad avere sempre lo stesso galoppo, lo stesso ritmo, lo stesso impulso, e erano saltini abbastanza bassi, quindi era più un percorso tecnico, diciamo. Devo dire che ovviamente non tutti i giri sono andati bene perché, come sapete, ognuno di noi sbaglia, ma più che altro perché non sentivo, cioè, la cavalla tanto connessa, e quindi ho dovuto lavorarla un po' prima di riuscire ad avere un buon galoppo, quello che alla fine mi permetteva di saltare meglio. Però alla fine è andato comunque abbastanza bene, dava dei bei salti, anche se alle volte si incavolava e iniziava a sgruppare, quindi che non è proprio da lei, nel senso è molto paziente come cavalla, perché di cavolette ne faccio davvero tantissime, però quando si arrabbia veramente, però fa anche ridere perché, cioè, tira degli sgroppi che alla fine, cioè, riesce a rimanere su. Lo fa per farmi capire che sto sbagliando e devo cercare di dargli dei comandi più chiari, di essere connessa anche più io, perché vi giuro, ieri faceva un caldo proprio della miseria, erano 29 gradi ed erano le 5 di pomeriggio. Una settimana fa, la mattina, facevano 10 gradi. Adesso mi dite che alle 5 di pomeriggio fanno 30 gradi. Ecco, un po' anche per questo che ero abbastanza stanca, perché il caldo mi toglie proprio tutte le forze, tutte le energie. Comunque, niente, detto ciò, la lezione è andata comunque bene, quindi sono contenta. Alla fine la cavalla era anche bella sciolta e tutto. E niente, poi l'ho messa a posto, come avete potuto vedere. Non è un vlog proprio parlato, chissà quanto strutturato, ma appunto, dato che ieri pomeriggio mi sono alzata dal letto e ho detto ma perché non fare un vlog, alla fine ho deciso di registrarlo e di portarvelo comunque sul canale per farmi magari un po' di compagnia. Scusate, ho dovuto rimettere a posto il telefono perché mi è arrivata una chiamata e dovevo rispondere. Comunque, vi ho portato anche questo video un po' per, diciamo, farmi perdonare delle mie assenze, che ormai lo sapete già, non riesco a essere costante su YouTube, ma giuro che in qualche modo voglio provarci quest'anno. E vabbè, niente, comunque, scusate, non sono nuda, ho dei vestiti addosso, però da qui sembra che non ci abbia niente. Comunque, niente, io spero che questo video appunto vi sia piaciuto, mi raccomando, se è così lasciate un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale, che tra poco siamo a 10.000 e vi giuro, vi ringrazio tantissimo. E andatemi a seguire su tutti i miei social, di cui appunto vi lascio il link in descrizione, come ormai già sapete. Fatemi sapere con un commento su questo video, anche se breve, vi è piaciuto. Cosa fate voi normalmente la domenica, se andate in maneggio o meno. O normalmente cosa fate se andate in maneggio, se saltate o fate lezioni in piano. Io normalmente appunto, come vi ho sempre detto, salto la domenica. E basta, vi mando un bacione gigante e ci vediamo al prossimo video. Ciao!